Benvenuti cari gamers di YouTube, io sono Sephiroth Testblood Zero, come vedete al mio nick, un giorno lo cambierò, però in alcuni forum mi faccio chiamare Omega One, quindi beh sì, chiamatemi Omega One al momento. Questo è un video prova che sto facendo col DVD recorder per rivedere come viene la grafica nel video di YouTube. Ragazzi, questo è il mio primo commentario, quindi se io faccio dico stupidaggini abbiate pazienza. Così ad effetto, come lo vedo io, sembra tutto a posto. L'ho messo, impostato tutte le cose bene per ben per benino. Quindi così. Comunque, questo video di prova sarà utilizzato anche come inizio per un walkthrough di Assassin's Creed. Quindi cominciamo a giocare. Avevo già fatto una prova video con il gioco Nier. Sembra che a qualcuno sia piaciuto. Non mi ricordo se è stato commentato, ma l'avevo messo su Facebook a qualcuno. Beh, sì, è piaciuto come grafica. E mi hanno suggerito di fare il commentary che io sto attuando con il mio telefonino, registrando la mia voce, perché non ho altri modi per farlo. Ho fatto pure una prova prima perché avevo sbagliato tutto. Guarda, si sente bene pure questo. Poi non so voi. Se nel caso se lo guardate, mi date pure qualche consiglio per andare meglio. Donk. Ed è sparito, signore e signori. È sparito. Il mago Altair si avvicina verso il palcoscenico. È lì il mago! Acclamatelo, signore e signori! Falcon Punch! La solita scena. Action dove il protagonista scappa dalle guardie templari. Va sopra una persona, ovviamente si vede in quasi tutti i giochi del mondo. E poi si mimetizza tra i preti. Infatti qua, anche se le guardie arrivano e vedono un prete armato fino ai denti, di spada, pistola, lo so che qua non c'è la pistola, ma invento, non gli dicono niente perché era normale a quei tempi. Nel periodo delle crociate 1100, boh, non mi ricordo, vabbè, premiamo il tasto start. Avevo già creato un salvataggio, ma non me ne frega niente. Ma è come inizia tutto. Comunque già questo gioco l'avevo terminato un po' di volte, quindi so quello che devo fare. Me lo vedo. Ci sono delle cose che non ho fatto perché mi seccava troppo. E altre cose tipo la storia che io ho fatto. Inizia il mio così. cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Ho capito che anche questo è la cura di correre il vento. Che
importante la saggezza. Donna è la vera. È colui che accresce la conoscenza e capisce il dolore. Abbiamo un problema. Non riesco ad ancorarlo alla memoria. Il trauma psicologico è troppo forte. Rifiuta il trauma. Si ritrae. Capirà. Provo a stabilizzare. Si concentri. Ascolti il suono della mia voce. Capisca ciò che vedi. Solo un imbecille. Ho avuto questo gioco la prima volta. Io facevo ogni cosa che mi diceva la schizza. Ancora una cosa, signori, si riprende, non è mai facile. Sto facendo la stessa cosa. Lo perdiamo. Non so perdere un po' d'accento. Basta, signorina Steve. Dobbiamo tirarlo fuori. Va bene, adesso ci credo. Bello, vero? Ho fatto un bel casotto. Ma sì, bello. Si può fare per il giro. Lo dicevo che si sarebbe ripreso. Bastardi! Via, via, l'ho appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito. Mi avete legato a quella cosa. Animus. Dicello. Un Animus. Non vi conosco nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappiamo chi è. Che cosa è? Non so di che cosa stia parlando. Non faccia il finto tonto. Non c'è tempo. Lei è un assassino. E che lo capisca o meno è qualcosa che i miei datori di lavoro cercano. Nascosto nei recessi della sua mente. Ma io non sono un assassino. Non più. Sì, il suo file lo conferma. Si parla di una fuga. Un bel colpo di fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando l'avremo preso, sarà libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo. Allora, signor Miles, vita o morte? Si distenda. Saggia decisione. Mi state facendo un porno? Wow. Ma dove sono? È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire? È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Non è vero, non è vero. Io non ho un televisore. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento passato. Specifica dell'individuo che ricorda l'evento. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto. Il primo antenato di questa persona era un uccello, ragazzi. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA. Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo, quando tentiamo di aprire quel ricordo, la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato.
È quello che è successo prima. Se è stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzarti e procediamo da lì. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così. Quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione. Dal very beginning. Attenzione, flusso dei dati instabile. Tentativo di risincronizzazione in corso. Anche qui c'è casino, in effetti. Salve, soggetto 17. Questo corso di istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Okay. Tra breve riceverai istruzioni. Ok. Tu già le so, ma... La barra di sincronia indica quanto sei armonizzato con i ricordi del tuo avo. Se dovesse scendere a fondo scala, l'Animus ti riporterà all'ultima posizione sincronizzata. Al momento sei pericolosamente prossimo alla desincronizzazione. Segui tutte le prossime istruzioni per ripristinare la stabilità del sistema. Chissà che ha fatto lui per avere una parata vitale così poca. L'Animus opera come una sorta di burattinaio per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Due persone che chiacchierano. Tre persone che chiacchierano. Bene. Sono tutte pacchione queste persone. Sono nuda per camminare tra questi portatori di giare senza causare il versamento del loro contenuto. Procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Ben fatto. Challenge accepted. L'Animus distingue due tipi di azioni fondamentali: basso profilo e alto profilo. Le azioni di basso profilo sono socialmente accettabili. Le azioni di alto profilo sono più orientate all'azione. Tieni premuto il tasto di alto profilo per vedere come l'interfaccia muta il contesto degli impulsi di controllo. Da nero diventa bianco. Ottimo. Questa è la differenza. Continueremo il processo di sincronizzazione provando alcune azioni di alto profilo. Afferra e scaglia questo individuo sull'indicatore usando il tasto della mano nuda in alto profilo. Perché? Bene. Perfetto. Usa il tasto delle gambe in alto profilo per scattare. Ciò è utile per seminare i soldati o per avvicinarti a una vittima in fuga. Attento però a non urtare qualcuno, perché potresti perdere l'equilibrio e ruzzolare in terra. Raggiungi correndo l'indicatore prima che lo faccia quest'uomo. Pronti, partenze? Via! Sono più veloce di te. Ben fatto. Mi guarda pure strano. L'Animus fornirà anche altre importanti informazioni. L'icona di stato sociale muta al mutare del tuo stato. I diversi stati verranno spiegati presto in situazioni contestuali. Questa icona appare quando un soldato ti guarda. Il colore giallo indica che il soldato è sospettoso o ignora chi tu sia. Per illustrare il cambio nel livello di consapevolezza, assassina furtivamente questo soldato. Prima, punta sul tuo bersaglio. Ora seleziona la tua lama nascosta. Con la lama selezionata, avvicinati al soldato e assassinalo, usando il tasto della mano armata. Ugh!
bacio della morte ha trionfato. Chi è stato? Il cadavere ha allertato il soldato e mutato il suo livello di consapevolezza. Ora è informato, come mostra l'indicatore di testimone rosso. A questo punto è probabile che azioni aggressive o una condotta socialmente inaccettabile provochino una risposta armata. Provoca il soldato. Assassino! L'icona di stato sociale è cambiata, a indicare che sei stato scoperto. Usa la scala e cerca di interrompere la linea visiva. Non puoi scappare per sempre! Giuro. Ottimo. La linea visiva è stata interrotta. Corri nel giardino pensile per nasconderti al soldato. Bene. Il tuo stato sociale indica che sei nascosto, ma che il soldato ti sta ancora cercando. Aspetta finché lo stato sociale... Ora la guardia è così inutile che certo non vado ad aprire le tende per vedere chi c'è dentro. Al diavolo, ho di meglio da fare. L'unico posto dove una persona si può nascondere. Ben fatto, il soldato ha perso le tue tracce. Ora sei anonimo e puoi uscire dal nascondiglio. Ottimo. Restare anonimo alimenterà la barra di sincronia e renderà più agevole il tuo lavoro di assassino. Ci sono diversi posti che puoi usare come nascondiglio. Prima però devi sempre interrompere la linea visiva e poi usare un nascondiglio per dileguarti. Certo però, se cadi da una torre alta mille e mille metri, proseguiamo con vai a cadere sul solito piano di paglia. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi lui non si ammazzerà per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Usa questo metodo per raggiungere l'indicatore dietro ai soldati. Oh, sta arrivando un prete con tante armi, ma di sicuro non sa niente, guardatelo. Bene. Ora che sei in piena sincronia, hai a disposizione una nuova abilità, l'occhio dell'aquila. Questo sesto senso aiutava il tuo antenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Ben fatto. Ricorda, potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato, oppure osservando il credo. Osservando il credo il corso di si rigenera anche ferite mortali, capirete. Una cosa molto normale, eh? A quei tempi nel 1100 dopo Cristo. È 1100, vero? Non lo so. Aspetta, deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che... Io aspetto, sì. Infatti questo primo video è terminato. Commentate come è andato questo video. A me, anche se io non ho un televisore HD, penso che si veda bene. Non so voi... se vi capita qualcosa nell'occhio che vi ha turbato. E quindi adios. Cause I'm a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world. She's a stupid bitch, she's ever was a bitch, she's a bitch to all the boys and girls.
On Monday she's a bitch, on Tuesday she's a bitch, and Wednesday, Saturday she's a bitch. Then on Sunday, just to be different, she's a super king, Kamehameha, be a